Nell'officina di 9000 giri con Luca e Mirko, buongiorno ragazzi. Ciao Fred. Ben ritrovati. Eccoci ah, qua. questa macchinetta. Quanto soffro che Fiat abbia smesso di farla. Quella, quella originale. Quella, quella là ma anche questa qua. Eh, anche questa, è bella. Anche no? questa. Era questa, una delle è... poche vetture simpatiche ancora con quello spirito. Ma guarda, io quando vedo queste, queste, questo tipo di vetture che vanno a riprendere eh, i fasti o i successi di macchine del passato, io sono amante delle macchine un po' vintage, diciamo così. E io giurisco, nel senso che ci sono tanti esempi e sono di core, Porsche 911 è rimasta quella e ok ma ci sono delle, del, degli esempi che se alcune case le riprendessero facciamo l'esempio della Delta Integrale tanto per intenderci più o meno sono un pochino più recente di questa ma se ne riprendessero una Delta Integrale in chiave moderna su quegli stilemi secondo me farebbe successo. un successo colossale clamoroso, clamoroso. non si capisce perché sul discorso Delta Integrale onestamente eh, non sono solo io ma anche leggendo sui forum veramente cioè, um, ci sarebbe una richiesta enorme questa può essere un esempio una, una macchina mh, diciamo mh, Molto bella fatta dalla Fiat, rivista in chiave moderna con i concetti appunto delle macchine attuali. Secondo me, e poi hanno azzeccato molto perché richiama veramente Santo, molto. Non hanno stravolto, in maniera, sì. non so. Faccio altri esempi. La, 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 la Beetle, tanto per esempio, è il primo che mi viene in mente: si sì, ri, eh, richiama so il Maggiolino però. Un volum, da un punto di vista di volume, da un punto di vista se vuoi estetico, è, è un po' tanto Sgraziato, di stand, un po' più sgraziata sì. rispetto al maggiore. Questa qua, diciamo che come dimensione, non è che cambi più di tanto rispetto. Alle vecchie 124 di, di Budafieri, tanto per intenderci Abarth, è rimasta molto simile. E qua secondo me hanno, hanno azzeccato. Poi non si capisce come mai. Bon, via, basta non la facciamo. Più. Esatto, è, cioè, eh, Quando azzeccano qualche cosa da noi lo mollano cioè, abbiamo, abbiamo azzeccato. La logiche industriale nelle in quali forse noi non riusciamo a entrare. Io questo non non, veramente non lo capisco. Ogni tanto azzeccano è raro, ogni tanto azzeccano quando azzeccano mollano il colpo. Eh, cioè sì, qualcosa sì, che sì, non sì. funziona. Comunque. Vai, Va bene, cosa gli avete personale. fatto? Questa è la base del multi -air turbo per cui un motore sì, 1400 giusto 1400 multi air turbo da 170 cavalli allora qui partiamo dal motore visto che ce l'abbiamo aperto solito discorso macchina ancora in garanzia eh, parte elettronica fatta con eh, la centralina seletron adesso sta ancora montando mirco i vari cablaggi qua questo è il connettore qui andrà montata la centralina sganciando questo connettore qua ci sarà la sua centralina verrà posizionata nel punto più idoneo il cliente Prima di andare in concessionario, questo qui è il tappo di chiusura se lo tiene ben stretto, stacca la centralina, mette il tappo di chiusura, che ha un senso obbligato, chiude, rimette a posto e la macchina ritorna esattamente come prima. Attaccando la diagnosi, ovviamente, anche a me se non concesso di tenere la centralina attaccata, non abbiamo alterato minimamente i parametri elettronici originali, quindi il discorso garanzia viene mantenuto. In questo caso abbiamo, abbiamo incrementato di 28 cavalli e 49 metri di coppia, quindi la macchina ha il suo incremento, non è eccessivo, rimane sempre iperaffidabile, noi siamo sempre, come diciamo tutte le volte, non siamo degli smanettoni, non facciamo mai ehm, come dire, modifiche troppo esasperate per mantenere la macchina assolutamente, assolutamente affidabile, più godibile da un punto di vista proprio prestazionale ma la macchina sostanzialmente deve rimanere quella cioè non possiamo cioè non possiamo volendo si può, può fare, anche fare non è nostra abitudine non è nostra abitudine va bene ok il discorso motore sostanzialmente è questo almeno come primo step poi pian pianino magari filtro altre cose quello che invece è interessante che non abbiamo la prima volta che lo facciamo è eh, con Ragazzon con la quale è una ditta con la quale noi abbiamo un ottimo rapporto siamo il loro punto di riferimento per Milano abbiamo montato un sistema con le valvole sistema con le valvole in questo caso la particolarità a parte non la prima che facciamo di questo genere, dopo la mettiamo sul ponte e vediamo. In questo caso la particolarità è che questa macchina non nasce con le valvole. Per cui abbiamo già montato gli altri sistemi, cioè il terminale sportivo toglie l'originale che ha già le valvole tu sganci i motorini, metti il terminale sportivo, gli agganci le sue valvole e ovviamente il, il risultato è quello. Per cui l'impianto, da un punto di vista diciamo elettrico e meccanico, è già esistente. In questo caso invece abbiamo creato l'impianto ex novo, nel senso abbiamo montato, dopo tiriamo su, il suo terminale, le sue valvole e abbiamo dovuto fare i suoi cablaggi. Per cui col telecomando il cliente può, dall'interno della macchina, volendosi, può anche montare un, un tastino, abbiamo evitato per non fare buchi, per non fare cose antiestetiche, quindi col telecomandino il cliente attiva o non attiva un bypass in maniera tale che si utilizza lo scarico con un sound normale o uno scarico molto più sportivo perché chiaramente la linea è molto più corta. Come dicevo, non nasce così la macchina, l'abbiamo trasformata noi ed è una cosa intelligente. Ovviamente ragazzo non, non tutte le macchine hanno questo tipo di, di modifica ci sono diciamo alcune macchine sulle quali è possibile cioè ragazzo ha sviluppato questo tipo di impianto cioè se loro non lo sviluppano chiaramente non ci non mettiamo fare, noi a fare chiaro, cose di chiaro. questo genere per cui la tendenza è un po quella lì lo vediamo anche delle richieste tanti <coughs> clienti Ci chiedono proprio di fare questa modifica con le valvole in maniera tale da avere come dire, un doppio utilizzo, cioè non sempre rumoroso. Nel momento in cui dovesse servire, la macchina ritorna silenziosa più o meno come, come, come la versione di serie. Quando uno si vuole divertire e non dà fastidio, mette il telecomandino, apre la valvola e in questo caso si gode lo scarico sportivo. Ce lo fate sentire? Sì, adesso io direi di tirare su la macchina, così lo vediamo da sotto. Ok, intanto la, la accendi già Mirko? Allora facciamo così, facciamo? sentiamo, sentiamo com'è la differenza di e Vai. Mirko vi fa vedere la, col telecomandino come funziona Pasca facciamo vedere qua, vieni un attimo questo è il microfono, tiene il comandino scusa, il microfono te lo mando questo è il telecomando che apre e chiude le valvole adesso le valvole sono chiuse quindi il rumore è questo qua schiacciando on Quando sono aperto e sento molto più rumore. Schiaccio off e la macchina torna. Bello! Sono curioso di vederla sotto. Bello però questa cosa qui. eh Sì, non è male come, come, come idea. Peccato appunto che, ripeto, Ragazzon sta piano piano un'azienda molto dinamica. Non è che si può fare alle pronti via, lo facciamo per tutte le, le vetture. Quelle diciamo... Che si prestano meglio, quelle più diffuse, perché anche una questione industriale, cioè non è una cosa semplice eh, sviluppare questo genere di, eh, di nuovi sistemi. Pian pianino verrà ampliata la gamma e sicuramente anche su altri modelli ci sarà questo tipo di, di sistema. Assolutamente. Vale, però voi avete l'elenco no? di vetture che si possono fare o no, 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 qualunque okay. qualunque cosa ci contattano, diciamo in tempo reale cosa si può fare sulla loro macchina. Allora, questo qui è lo scarico che viene giuntato. Direttamente sul centrale, noi abbiamo cambiato unicamente il terminale. E questo è solo il terminale, che fa questo effetto. Sì, qua? sì, 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 perché se tu guardi, chiaramente è, allora, tutto è concentrato sul terminale, quello lì è il terminale di serie, che mm ha -hmm. il suo barilottone grosso, si vede ben chiaramente che è una cosa abbastanza voluminosa. Questa macchina qua, essendo appunto la versione ABART, non ha un centrale silenziato. Ah, okay. Quindi è tutto diretto. Tu, praticamente fino all'anteriore è un tubo diretto, quindi tutto quello che silenzia è, è il, eh, il chiamiamolo okay. il padellone posteriore. Cambiando questo cambia tutta la sostanza. Quindi questo rimane omologato, quindi sempre con la sua stampigliatura, sempre col suo certificato di omologazione, bla bla bla. Queste sono le due valvole... Aspetta, fai vedere a Pasquale, io le sì. vedo da qui. Okay. Ecco, sì, forse si vedono meglio qua. Queste sono le due elettrovalvole che ovviamente comandate col telecomando fanno aprire o chiudere un bypass a Seconda della, della chiusura o dell'apertura il giro dello scarico è più lungo o più corto. Se è più lungo viene assorbito il suono, se è più corto e più diretto, ovviamente c'è il suono più sportivo che avete sentito prima. Ma anche con diciamo, la, la, la parte più, più sportiva non è un suono eh, fracassone, cioè rimane, attenzione alla testa che ti... sì, ecco, eh, Non è un suono, come dire, non, non dico che uno lo, lo potrebbe usare sempre aperto, cioè, ci sono dei, dei momenti in cui uno la macchina la deve la silenziare vai nel parcheggio del, dell'Ikea cioè ti, ti guardano male se la la macchina che scorre anche chi se ne frega comunque sì eh? no vabbè però no, in diciamo siamo... te la voglio esatto, piccole, oppure io... la usa la moglie dipende cioè. dalle, dalle situazioni quindi secondo me questo tipo di, di soluzione è una soluzione ideale perché uno si, si va a scegliere esattamente il suo in funzione del, del momento in funzione della necessità non è detto che sempre la macchina no, deve no, essere ci no, sono no, i momenti male, in cui magari uno fanno. dice ma forse sarebbe meglio che, 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 che fosse silenziata o viceversa quindi questa è una figata questa cosa no no qua. direi che ragazzano è... ha centrato benissimo il sistema, poi esteticamente i quattro tubi da 102 tagliati a fette di salame. Quindi anche allora diciamo che questo tipo di, 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 di soluzione dà qualcosina in più in termini di cavalli, non tanto, non è che lo scarico da solo può incrementare di chi saprà, però qualcosina a livello mm -hmm. di coppia cambia. Quello che cambia molto è la centralina, esteticamente cambia molto, perché se voi date un'occhiata come erano prima questi. Chiamiamoli così Sifolotti eh, da 60 rispetto a queste qua da 102, cambia molto esteticamente. E il sound non se lo gode esattamente come bene. vuole. Per cui di, devo dire a noi piace ragazzi. molto come lavoro. Poi com, a completamento, questo li aveva già fatti il cliente: il discorso dell'assetto l'ha sistemato con i Bilsten. Per cui anche questo eh, è un, un upgrade in più. Direi che, appunto, come diciamo sempre, poche cose ma fatte bene, bene con la testa. Ok, Luca, grazie mille. Qua sotto la 124R che non fanno più. Complimenti no. FIA. Esatto. Grazie alla prossima. Grazie a Mirko Kelly e Pasquale. Grazie ragazzi. Ciao, grazie, grazie a voi.